Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita e presidente della Fondazione Età Grande, per portare un messaggio di pace anche a quel nuovo popolo degli anziani che le sta tanto a cuore. Io sono nato nel 45, 1945, quindi sono parte di quel nuovo popolo di anziani che è sorto nella storia. Non abbiamo fatto grande rumore noi anziani, come lo facemmo quando eravamo giovani nel 68. Allora facemmo parecchio rumore, e come? In questi ultimi decenni noi siamo cresciuti di numero e di età e nessuno se n'era accorto. Ce ne siamo resi conto al momento del Covid, quando questo virus, neppure visibile, se ne parte da Wuhan e in business class arriva in Germania, poi probabilmente ancora in business class, arriva a Cotogno in Italia, un paesino che in pochi conoscevamo. Una settimana dopo l'Italia era bloccata. Tutti e tutto si fermò. E le prime vittime di questo virus furono gli anziani a migliaia. In Italia, in alcuni paesi, non c'era più posto, neppure nei cimiteri. La scienza non poteva far nulla. Dovemmo tornare alle mascherine del 600. E per non infettarci dovevamo stare distanti. Questa condizione mi spinse ad andare, dopo le prime settimane, ricordo erano i primi di aprile, dal Ministro della Salute italiana e a dirgli che quello che stava accadendo non era per caso, ma mostrava una contraddizione drammatica della società alla quale finora non avevamo prestato attenzione. Per un verso lo sviluppo della medicina, dell'igiene, della vita ordinaria ci fa vivere 20-30 anni in più. Per altro verso, non ci sa mantenere. Quei luoghi che dovevano essere luoghi di cura diventarono luoghi di morte. E dissi all'allora ministro, mentre lei combatte il virus, deve però immaginare subito una commissione che si prenda l'incarico di pensare, di riflettere su questo nuovo popolo che è nato, di cui non ci eravamo accorti. Sono tanti. Io ancora non pensavo tanto a me, che è venuto dopo. Non perché non lo fossi, ma la consapevolezza si è affermata via via. E gli dissi perché su questo popolo non c'è un pensiero né politico, né economico, né culturale, neppure sanitario e ancor meno religioso. Comincia dall'ultimo. Quando vogliamo accusare la Chiesa di non essere, come dire, forte, è una Chiesa di vecchi, si dice a Roma. E beh, mostra una concezione drammatica, anche quella sanitaria. Loro sanno che le medicine si testano su uomini e donne dai 20 ai 45-50 anni. Noi vecchi siamo quelli che ne prendiamo di più, a nostro rischio e pericolo. Non per colpa, perché non c'erano milioni di anziani come oggi. L'economia
ci chiamano scarti. La commissione che ho presieduto dopo che il ministro Speranza mi incaricò di presiederla, abbiamo fatto un calcolo che in Italia il tempo che i nonni spendono con i nipoti economicamente vale una finanziaria. Però siamo scarti. Ogni anno i nonni o gli anziani ai loro figli o ai loro nipoti danno di fatto ogni anno 38 miliardi di euro. Però siamo scarti. Io ho fatto una fondazione, ho dovuto cambiare nome. Se mettevo vecchi non andava bene, ho dovuto mettere da grande. Ma vecchi è bello. Io auguro a tutti di diventare vecchi ed è una rivoluzione culturale che dobbiamo fare. In Italia, solo in Italia, siamo 14 milioni. In Spagna stiamo arrivando, ma meno male. Però il problema che noi dobbiamo porci è come vivere questi 30 anni in più che ci sono stati dati. C'è una generazione. Quando a Roma si diceva che i nonni stanno ai giardinetti una settimana, 30 anni? Quando alla fine del secolo dell'Ottocento il governo italiano si trovò di fronte a milioni di bambini abbandonati, milioni erano, senza istruzione, dovette inventarsi l'infanzia come un'età di cui prendersi cura. E poi lungo i decenni, da 0 a 30 anni, ci siamo inventati l'asilo, scuola materna, elementari, medie, ginnasio, liceo, università, specializzazione e così oltre. Poi c'è il lavoro. Altri 30 anni, arriva la pensione. Altri 30-40 anni, per fare cosa? Ognuno è abbandonato a se stesso. È una civiltà umana questa? Non dobbiamo noi davvero inventare oggi, come allora l'infanzia, oggi la vecchiaia? Questa è la grande sfida che noi abbiamo nel pianeta. Ancora nessuno se n'è reso conto davvero. Un solo esempio. Immaginate cosa accadrà fra alcuni anni alla Cina. Parliamo di 1.400.000.000 di persone. Con la politica del figlio unico, che ne sarà dell'organizzazione di centinaia di milioni di anziani? È un esempio. Il Giappone è già un problema serio. Ci sono anziani che vanno a rubare per farsi incarcerare, perché almeno stanno con qualcuno. Uno scienziato mio amico, un po' pazzo, molto sveglio, un certo Ishiguro, che si è fatto un clone di se stesso e a volte domanda in sua vice, qui siamo sul campo dell'intelligenza artificiale, io l'ho chiamato, è venuto a Roma, ha parlato, eccetera. Lui ora sta costruendo con il governo delle bellissime signorine meccaniche, però come noi, non dei robot, degli umanoidi, con l'intento di fare compagnia agli anziani. Ora, quando lui venne all'assemblea della Pontificia Accademia per la Vita e affermò che noi siamo l'ultima generazione organica, la prossima
sarà inorganica, al litio, al silicio. Io ricordo lo spavento fu enorme. Oggi con l'esplosione dell'intelligenza artificiale noi ci poniamo il problema. Ci poniamo il problema di come evitare di essere, uso la parola che uso, macchinizzati, trasformati in macchine. Detto questo, comprendete che cosa significa oggi affrontare una popolazione di milioni di persone che vive senza nessun pensiero davanti. I numeri sono drammatici, poi, se andiamo a vedere i temi relativi alla disabilità. Noi ultra 75enni in Italia siamo 7 milioni. Di questi 7 milioni, 3 sono non autosufficienti. Di questi 3 milioni, 280.000 sono nelle RSA, che io vorrei distruggere. So che mi prendo accuse a tutto spiano, soprattutto dei proprietari, non dagli anziani che stanno lì, anzi. E per loro si spendono più di 12 miliardi l'anno. 2 milioni e 7 di non autosufficienti sono a casa loro. Per tutti meno di 2 miliardi l'anno. 1 milione e 3 sono soli senza nessuno. 600.000, no, forse vado dopo, ma chiudo, perché, però comprendete che devo difendere la vecchiaia, e chiudo. 600.000 vivono in palazzi senza ascensore dal secondo piano in su. Comunque, non la fa. Voglio dire che è ora che i governi prendano in mano questa situazione e la portino a soluzione. In Italia abbiamo creato una legge che cambia completamente il paradigma. Questa legge vuole prevedere che nessun anziano stia solo, che gli ospedali, qui c'è il mio amico della Fiaso, sa bene che debbono andare nel territorio. La telemedicina è un servizio straordinario, nuovi operatori sociali debbono essere creati. Io credo che sia importante che tutti noi aiutiamo questo nuovo movimento politico, culturale, economico, religioso, perché questa nuova generazione sia una generazione che possa ridare speranza ad un paese e non disperazione.